Welcome to Kitchen Groove. Questa settimana Jamiroquai Virtual Insanity, dove io e i miei vecchi componenti della nostra band abbiamo riproposto questo brano che abbiamo portato in giro per l'Italia 11 anni fa. In questo brano Jamiro denuncia la preoccupazione che ha per la tecnologia e tutto quello che avviene in ambito di food e non solo, anche di genetica e tante cose, dicendosi preoccupato che nel futuro vivremo sottoterra, si preoccupa di come la gente possa mangiare ancora. Quindi, cosa faccio? Io ho pensato di prenderla al contrario e dimostrarvi invece che la tecnologia, la conoscenza della chimica e tutto quello che ci sta intorno è molto utile per la cucina. Venite in cucina con me, vi mostro qualche trucchetto. Se si vuole ottenere un risultato perfetto ogni volta, la conoscenza e la tecnologia in cucina sono una cosa fondamentale. Oggi vediamo, grazie a una naturalissima reazione chimica, come ottenere delle sfere da qualsiasi liquido. Io ho scelto delle cozze e dei pomodori. Praticamente possiamo ottenere delle palle o delle palline o dei piccoline addirittura come del caviale, che sono gelificate all'esterno, ma dentro sono liquide. E quando poi le vai a mordere, le metti in bocca, esplodono e rilasciano tutto il liquido. Fantastico! Per fare questo abbiamo bisogno di due sali. Uno è l'alginato di sodio e l'altro è il carbonato di calcio o il lattato di calcio. Sono due sali. L'alginato di sodio viene estratto dalle alghe e il cloruro di calcio è un sale di calcio. Alginato di sodio va aggiunto al liquido che vogliamo sferificare. Quindi io andrò a frullare le cozze con il loro liquido e gli metterò l'alginato all'interno. Poi bisogna preparare un bagno di acqua con un litro di acqua e 5 g di calcio disciolto. E poi piano piano con una pipetta si versa dentro l'acqua con il calcio il composto che vogliamo sferificare e grazie a una reazione chimica si gelificherà all'esterno e rimarrà liquido all'interno. Perché? Il calcio reagirà con il sodio e ne prenderà il posto e si formerà una catena che, in poche parole, detta semplice, forma una pellicola di gelatina. C'è solo un problema, che questa creazione continua nel tempo, quindi non è una cosa che possiamo preparare in anticipo. Dipende anche dalla grandezza delle sfere che vogliamo fare, più sono piccole e più gelificano in fretta. Quindi, se vogliamo fare del caviale come oggi, bisogna servirlo appena fatto, perché dopo 10 minuti sarà completamente gelificato. Le cozze le avevo semplicemente cotte in una pentola di impepata, normalmente come le facciamo tutti. Le ho sbucciate e tenuto parte del suo liquido. Vado a frullare tutto, l'ho pesato, sono 500 grammi. E per 500 grammi la quantità di alginato di sodio è 4 grammi. Quindi 4 grammi in mezzo litro, quindi io lo vado a mettere dentro e andiamo a frullare tutto, perché l'alginato non è solubile così facilmente, quindi va frullato. E dopo che è frullato va lasciato riposare per 30 minuti. Andiamo a fare la stessa cosa con il pomodoro, 250 grammi di succo di pomodoro e 2 grammi di alginato di sodio. Anzi, un po' di più, perché sugli ingredienti acidi non funziona tanto bene. Probabilmente su quelli molto acidi non funziona affatto. Ne metteremo una punta di cucchiaino in più, diciamo 3 grammi su 250. Un altro esempio di come la tecnologia ci venga in aiuto è il microonde, speciale invenzione. Voglio farvi vedere il basilico fritto. Lo facciamo in microonde. Ho preso un piatto e gli ho messo della pellicola, bella tirata. Andiamo a ungere le nostre fette di basilico con dell'olio extravergine d'oliva e le adagiamo sulla pellicola, che stiano ben aderenti. E andiamo in microonde, 10 secondi, 10 secondi, 10 secondi, finché non sono completamente disidratate. Le facciamo aderire bene, se non sono aderite, e ritorniamo. Quasi completamente disidratato. Secco, croccante, perfetto. È rimasto bello verde. Oh, guarda qua. Andiamo a sciogliere il calcio in un litro di acqua, 5 grammi.
Quello che andiamo a fare è prendere il liquido che vogliamo scarificare e versarlo goccia a goccia dentro l'acqua con il calcio, lasciarlo 30 secondi che agisce, poi prendere le nostre sfere e lavarle in acqua fresca. Così. Vedete come si solidificano a contatto con l'acqua con il calcio? Ma la bellezza è che rimangono liquidi all'interno. E li laviamo nell'acqua fresca. E voilà! Abbiamo il nostro caviale di pomodoro. Gelatificato all'esterno, liquido all'interno. E proseguiamo con le cozze. E voilà! Abbiamo il nostro caviale di cozza. Abbiamo il nostro caviale di pomodoro su una fettina di mozzarella. Un'idea diversa per un aperitivo. Potete farlo con qualsiasi liquido, con il caffè, con succo di frutta, a vostra fantasia. Questo per capire che la tecnologia e la conoscenza aiuta tantissimo in cucina. Che sia nostra alleata.